Ciao a tutti, parliamo di informazione, l'informazione occidentale ai tempi delle guerre. Io da me si insisto su un punto. Oggigiorno, soprattutto per chi ha voglia e tempo di farlo, eh, informarsi, trovare determinate notizie scomode, che rompono la narrazione dominante del blocco occidentale, una narrazione bellicista, è possibile. Alle volte sono stessi, eh, sono gli stessi giornali d'establishment che danno determinate notizie e pubblicano determinati articoli. Eh? Poi come vengono date le notizie è un altro discorso, però vengono date, è possibile facendo una ricerca online anche trovare determinati articoli appunto sui giornali di sistema, i quali determinate notizie e articoli vengono date, vengono scritti, anche per poter dire, guardate che noi questa notizia l'abbiamo data, siamo un giornale libero e poi anche perché eh, sono terrorizzati eh, dalla perdita definitiva di lettori. Ad ogni modo il punto qual è? È lo spazio che determinate notizie e fatti ottengono nel dibattito pubblico, quanto determinate notizie e fatti vengano approfonditi, perché è l'approfondimento poi che consente alla pubblica opinione di percepire qual è la realtà e anche di comprendere quella che invece non è la realtà ma è una narrazione volutamente propagandistica. Questo è il punto. Ci sono fatti e notizie che vengono dati. Ma non vengono approfonditi volutamente, passati e poi mi sono segnato delle notizie di questi giorni. Innanzitutto vi, vi invito a riflettere su una questione enorme che ormai non viene più ricordata. Israele è a processo per genocidio. Il processo durerà a lungo, vedremo se sarà condannato o meno, ma è a processo per genocidio, una cosa enorme. Eh, L'istanza diciamo, di, 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 di cancellazione del processo è stata annullata, è stata rigettata. Appunto, dai giudici del Tribunale Penale Internazionale dell'AIE, l'organo che si occupa della giustizia internazionale per conto delle Nazioni Unite, è stata rigettata. Cioè, evidentemente, i giudici hanno eh, ritenuto che eh, vi fossero degli elementi sufficienti per processare Israele per genocidio. Una cosa enorme che nessuno ricorda più. Invece, dovrebbe essere ricordata sempre. Pensate eh, quante volte l'avrebbero ricordata se al posto di Israele ci fosse stato non so, un altro paese, la Russia, o altri paesi, no? Eh, la Russia che ricordiamo è a processo per genocidio presso l'AIA eh, la Corea del Nord che ricordiamo è a processo per genocidio presso l'AIA l'Iran che ricordiamo è alla sbarra per genocidio presso l'AIA eccetera eccetera dato che è Israele lo Stato ebraico a processo per genocidio una cosa enorme infame non viene ricordata un altro fatto che è stato dato una notizia ovviamente clamorosa ma è stata proprio mm, ignorata in un certo senso mi è dispiaciuto tanto perché per me si tratta di un gesto importante. È il suicidio perché poi è morto, di, ehm, eccolo qua, di Aaron Bushnell, un soldato americano che si è dato fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington gridando Stop al genocidio, non voglio essere complice di questo massacro. Un gesto tremendo. Che, ovviamente la notizia è stata data, però non è stata approfondita, perché è una cosa enorme che un soldato americano sia arrivato ad un gesto così tremendo, così tragico. Qualcuno appunto l'ha anche giudicato come una follia, una pazzia. Qualcuno ha quest'idea, per me io non ho quest'idea. Sapete qual è l'enorme? Eh, la roba vonitevole? che coloro che l'hanno appunto derubricato a un gesto di un folle, fondamentalmente a un pazzo che si è dato fuoco, sono gli stessi invece che in passato hanno, giustamente per me, elogiato il gesto di, di Jan Palak, che, che è uno studente, è stato uno studente eh, universitario di Praga che si diede fuoco per protestare, giustamente, contro l'occupazione sovietica. È un simbolo Jan Palak anche per eh, magari i giovani della destra sociale, perché... Ripeto, il suo gesto, anche altri lo fecero. Fu un gesto nel 69 clamoroso: no? Si è dato fuoco per protestare contro un'occupazione, un gesto di ricerca di libertà, tant'è che mi sono andato a ripescare una dichiarazione di Giorgia Meloni su appunto Iampalach il, il 19 gennaio 1969 moriva Ian Palach, simbolo di libertà per tutti i patrioti europei. 52 anni dopo ricordiamo il suo sacrificio che ha dato forza e coraggio al popolo cecoslovacco nella lotta contro l'invasore sovietico. La storia di Jan è parte integrante della nostra identità ed è un punto di riferimento irrinunciabile del nostro impegno culturale e politico per costruire un'Europa di nazioni libere e sovrane. Questa, poi questa seconda parte è patetica, perché il comportamento della Meloni, poi alla fine voglio dire una cosa, sulla Meloni è patetico, è vile, è vigliacco, è oscenamente suddito nei confronti degli interessi americani, e qui parla di... Eh, patriottismo e simbolo Yampala come quando parla del simbolo Matteo, questo è un altro discorso. Ma come giustamente è stato elogiato il gesto di Yampala che si è dato fuoco a Praga nel 69 e poi è morto due o tre giorni credo dopo essersi dato fuoco per dolori lancinanti e ferite eh, gravissime, e allora dovremmo anche elogiare il gesto di un soldato americano che mh, si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana per, mh, per dare un messaggio al mondo, io non voglio essere complice di un massacro, di un genocidio. Aaron Bushnell, invece la maggior parte probabilmente dei cittadini hanno ascoltato appunto questa notizia che è stata data, però non viene approfondita, invece è una notizia da approfondire, perché ci fa capire come eh, una parte di cittadini, addirittura lui che arriva a un gesto così estremo, stiano percependo quel che sta accadendo a Gaza. Io sostengo che quel che sta accadendo a Gaza oggi è, per coloro che negli anni 60 e 70 erano 20, 30 e 40 anni, quello che rappresentava la guerra in Vietnam. Questa roba qui è enorme. Anche perché oggi abbiamo a disposizione, purtroppo e per fortuna, dico purtroppo perché non ci dormiamo la notte, immagini che ci fanno capire la realtà di Gaza e, della, e dei territori occupati e che ci tolgono il sonno. Eppure ah, questa notizia, appunto, è stata data perché vengono date come Israele alla sbarra per genocidio e poi vengono, come dire, finiscono nell'oblio del sistema informativo. Poi mi sono segnato delle altre cose invece accadute in questi giorni, che dovrebbero appunto. Eh... Essere, essere oggetto di un, un dovuto approfondimento. Ieri ho pubblicato su Instagram eh, un video che ho trovato in rete nel momento in cui una bambina di pochi mesi, morta a Gaza per eh, denutrizione, non hanno fatto in tempo a salvare la vita, nonostante le avessero dato un po' di latte. Il momento in cui viene avvolta in questi... Ormai famosi lenzuoli lenzuola bianche, eh, con le quali vengono appunto avvolti i morti, gli assassinati palestinesi. Un video tremendo. Ho chiesto a voi tutti di taggare la Premier Giorgia Meloni che continua o nell'ipocrisia o nel silenzio, l'avete fatto in migliaia. Veramente un'immagine tremenda. Come un'altra immagine tremenda. Notizia che è stata data l'ho letto su Repubblica. Guardate. Nati e morti a Gaza durante la guerra, la tragica vita dei gemelli di quattro mesi, Vissam e Naem, nati e morti, nati e uccisi, anche qui, guardate che non è eh, forma, è sostanza il modo in cui, con il quale vengono date bere, determinate notizie, no? le truffe semantiche, io ne parlo anche de, ne, nel monologo scritto su Assange, nati e morti, considerando che, mi ricordo anni, anni fa, l'essere uno studio che 8 eh, lettori di giornali su 10 spesso si, si fermano soltanto al titolo, dunque nati e morti a Gaza durante la guerra, nati e morti, no, nati e assassinati, poi sotto lo scrive, più piccolo, eh, Repubblica, sono stati uccisi in un raid israeliano su Rafah insieme a padre e 11 parenti, per restare incinta la mamma, 29 enne si era sottoposta per 10 anni a cure per la fecondazione, erano nati il 13 ottobre, questi due gemellini Massacrati dalle bombe israeliane, no? dalla lotta al terrorismo israeliano. Fake news totali, io l'ho detto dall'inizio. Fake news totale perché li conosco, perché sono diventati alcuni. Esponenti del governo israeliano, demoni, demoni messianici, fanatici che pensano di avere diritto divino, essendo il popolo eletto diritto divino su quella terra abitata dai palestinesi, dunque, eh, pensano che sia loro diritto uccidere, cacciare via eh, i palestinesi, massacrare un popolo intero perché quella deve diventare la grande Israele. Quando Lula dice con coraggio. Ha fatto imbufalire Netanyahu? Io non ho mai visto una roba del genere, anzi l'ho vista in passato e ha citato il nazismo. Ah, e ovviamente le autorità israeliane hanno è un'accusa di un, attacco antisemita. L'uso strumentale dell'antisemitismo. Di che non sei d'accordo, ma non è che ogni volta devi mettere in mezzo eh, l'antisemitismo. In realtà dice qualcosa di condivisibile. Perché io quello che sto vedendo a Gaza, quello che stanno facendo i soldati israeliani a Gaza, la totale disumanizzazione. Che stanno dimostrando i confronti ai palestinesi è la stessa disumanizzazione che ha caratterizzato azioni naziste. Punto. I nazisti pensavano di essere la, la razza pura, la razza ariana, dunque eh, pensavano di avere il diritto sulla grande Germania, lo spazio vitale, distruggere popolazioni, fare guerre su guerre e massacrare popoli. Eh, questi messianici. Eh, israeliani pensano di avere diritto divino, di essere il popolo eletto e quindi di avere determinati diritti su una terra e un popolo, quello palestesi viene del tutto disumanizzato. È giusto fare approfondimenti del genere, anche se poi qualcuno si becca l'accusa di antisemitismo e l'utilizzo strumentale dell'antisemitismo è un modo proprio per non analizzare dei fatti. C'è chi si ferma per paura e c'è chi va avanti e continua a denunciare. Ad ogni modo questa storia è clamorosa. Due gemelline, un maschietto e una femminuccia, nati dopo eh, l'attacco di Hamas del 7 ottobre, quindi già nati sotto le bombe e morti, assassinati dalle bombe israeliane, hm? dopo che la mamma per dieci anni si era sottoposta a cure per rimanere incinta. Questo pensate che non produrrà terroristi del futuro. Pensate ad altri parenti, quelli eh, ancora vivi di questa famiglia, cosa penseranno, cosa vorranno fare in futuro. Magari eh, i bambini ora hanno 6, 7, 8 anni, traumatizzati da quello che stanno vedendo. Pensate a quel che vorranno fare qualora ne dovessero avere la possibilità in futuro. Altra notizia. Giovedì scorso, la strage del pane. 115 morti ho letto, per adesso. 115 morti. A Gaza, cittadini che cercavano un po' di farina, eh? con la fame, con la sete, vedono un camion. Ah, ma si sono accalcati. E beh, che cosa faremmo tutti quanti noi, eh? in condizioni disperate, affamati, con i figli che ti muoiono, come è morta quella bambina di, di sete, denutriti, che ti muoiono, che, che, che hanno perso chili e chili, che sono pelle e ossa. Eh? Immagini: io sto vedendo delle immagini di bambini palestinesi di Gaza, denutriti, pelle e ossa, cosa penso? Ai bambini ebrei nei campi di concentramento nazisti. Questa è l'immagine, la prima immagine a quale io penso. È la realtà. Cioè, addirittura hanno provato. Prima gli israeliani, poi chiaramente i pappagalli e i cani da riporto della propaganda di Tel Aviv, che menzogne su menzogne dicono da anni, perché io le studio queste cose, hanno provato a. A dare la colpa addirittura alla calca, questo hanno fatto le autorità israeliane. Poi, pezzo del fatto quotidiano che riprende due inchieste delle Nazioni Unite e della BBC: Feriti e morti per gli spari, non per la calca. Tel Aviv ha fornito già diverse versioni sulla strage di palestinesi al camion degli aiuti, la TV inglese, la BBC, una delle televisioni più importanti al mondo, delle Nazioni Unite. Affermano sono false. Dunque le autorità israeliane hanno mentito perché? Perché ci sono le prove, ci sono armi, colpi di armi da fuoco, arma da fuoco. Mm? la maggior parte. Poi, senz'altro, ci sarà qualcuno, pure che è morto ovviamente schiacciato da una folla che cercava un pezzo di pane, un po' di farina, e poi gli sono arrivati i colpi dall'alto: pare con dei droni, dei cecchini, pallottole, eccetera, eccetera. quindi, ovviamente, c'è un fuggi-fuggi e ci saranno state moltissime persone, molte persone. Morte anche. Ma sempre gli israeliani sono i responsabili, no? Chi è passato sopra e ha ucciso una persona per la calca, per il, il dramma. Perché? Perché hanno sparato sulla folla. Hanno sparato sulla folla, punto. E hanno mentito dopo, dando la colpa alla calca. Hanno mentito perché mentono sempre. Altra notizia dovrebbe essere non solo data, ma approfondita. Ci dovrebbero aprire i telegiornali su questa notizia. Ah, poi mi sono segnato quest'altra cosa. Anche qui la notizia è stata data, però. Cerchiamo di capire, io spero ancora che sia tutta una manovra in vista delle prossime elezioni europee e le prossime elezioni presidenziali americane, questa eh, corsa a riarmo annunciata da Ursula von der Leyen e queste dichiarazioni vergognosamente belliciste, criminali, ad opera appunto di politici come Macron eh, o Austin, che è il segretario della difesa, il ministro della difesa degli Stati Uniti d'America, sono giorni dalla morte di Navalny in poi che eh, eh, i cantori della narrazione bellicista stanno spingendo sull'acceleratore sull per provare. Qualcuno sostiene: Mi auguro di no, di prepararci alla guerra, mm? una guerra sempre più diretta, dato che, evidentemente, inviare le armi non è bastato. Quindi, prima Macron ha ipotizzato di inviare truppe, smentito da tanti. Ma intanto il sasso è stato lanciato. Poi la von der Leyen ha detto che la guerra non è imminente, ma potrà esserci presto, dunque, nuova corsa al riarmo. Facciamo con le armi quello che abbiamo fatto con i vaccini. È riuscita a dire questo. Pensate che livello! Eh, Ursula von der Leyen, che vedremo che fine farà. Lei eh, probabilmente vorrà essere riconfermata alla guida della Commissione europea, o c'è chi sostiene che. Ehm, voglia eh, prendere il posto di Stoltenberg alla Nato. Fatto sta che è tutto in funzione delle loro enormi carriere politiche, anche le dichiarazioni. Vedremo se eh, davvero eh, questa è, è l'idea che hanno determinati leader, quindi un coinvolgimento sempre più diretto, guerra contro la Russia, di questo si tratta, oppure sono dichiarazioni che hanno l'intento di sbloccare fondi e finanziamenti per Kiev per mantenere quantomeno l'esercito ucraino in vita fino alle prossime elezioni presidenziali americane o le prossime elezioni europee per non far perdere definitivamente la faccia a questi eh, eh, Marines da Salotto o a Biden stesso perché Biden probabilmente sarà lui il prossimo candidato per i democratici anche se non è in condizioni psicofisiche. Comunque questa è la notizia. Il capo del Pentagono, Austin, se Kiev perde la NATO combatterà contro la Russia. Poi qualcuno l'ha letto in modo diverso, comunque questa è la data. Eh, Rai il segretario della difesa, per questo i fondi all'Ucraina sono cruciali. Quindi c'è chi sostiene che queste dichiarazioni forti sono collegate appunto al tentativo di sbloccare, di chiedere al congresso di sbloccare gli aiuti per Kiev. Per questo i fondi all'Ucraina sono cruciali. La replica di Mosca, tutto il mondo, vedi chi è l'aggressore. Washington, certo, che queste notizie vengono poi date in tutto il mondo, da noi vengono date poi nascoste, messe da parte, nel, nel resto del mondo vengono date approfondite. C'è un mondo intero, parliamo di miliardi e miliardi di persone che ha ormai un'idea sulla guerra in Ucraina, sul massacro dei civili palestinesi a Gaza, che in Italia si ha, si ha sempre più, perché poi tante persone stanno aprendo gli occhi, però si ha più difficoltà ad avere perché determinate notizie, vi dicevo, non vengono adeguatamente approfondite. Ultima cosa, molto meno importante, chiaramente, nulla, è, una, è un piccolo esempio delle notizie delle, che abbiamo approfondito adesso. Io giorni fa mi sono indignato perché la Meloni non ha aperto bocca per mesi sulla strage di innocenti, su bambini massacrati fatti a pezzi, immagini tremende. I pezzi di bambini in sacchi di plastica portati negli ospedali bombardati e dove si opera senza anestesia, dove muoiono i neonati nelle incubatrici senza corrente. Una cosa apocalittica. Non ha aperto bocca per mesi, per mesi, zitta, zitta. Che vile, che vigliacca questa. E giorni fa, dopo appunto questa strage del pane, qualcuno gli avrà detto, eh, però devi dire una parola, no? E quindi ha scritto questo: Ho appreso con profondo sgomento e preoccupazione la drammatica notizia di quanto è accaduto oggi a Gaza. ovviamente non viene data adeguatamente, cioè, non è che viene detto la drammatica la notizia relativa appunto a, a Israele che ha sparato sulla folla, che attendeva farina, una roba da nazista. È urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti e le re relative responsabilità. Cioè, chiediamo a Israele di accertare le, la, le, le dinamiche dei fatti. Come chiedere appunto, come fidarsi delle autorità russe rispetto al caso Navalny? Io ho sempre detto dall'inizio che io non mi eh, fiderò mai del, delle inchieste russe rispetto a questo caso. Invece, noi ci dobbiamo fidare delle inchieste israeliane e dell'accertamento dell da parte israeliana della dinamica dei fatti. Questi hanno mentito su tutto, sui bombardamenti sugli ospedali, su, su bombardamenti su luoghi prima indicati come rifugio sicuro alla popolazione palestinese e poi volutamente bombardati, sul massacro dei giornalisti, ma che avviene molto prima del 7 ottobre. Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sul negoziato in atto per chiarire le condizioni per un cessare il fuoco e per la liberazione degli ostaggi. Il minimo sindacale, no? Il minimo sindacale di fronte a una strage di bambini, oltre 30.000 morti, 14.000 bambini assassinati. Io, in maniera molto istintiva, ho preso e ho risposto sotto come commento, sotto appunto a questo post, l'ha pubblicato su Facebook, la Meloni. Hai trovato la voce finalmente, ho scritto. Da quattro mesi avviene tutto questo, non certo da oggi, ma tu hai dato copertura politica a questo gruppo di volgari assassini che avevano un solo obiettivo, trucidare civili palestinesi, altro che lotta al terrorismo, eccetera, eccetera, gli ho detto, proponi delle sanzioni a Israele, altrimenti resta zitta, perché guardate, è meglio il silenzio dell'ipocrisia, questo ho scritto. Pensate, è una scemenza, però ci fa capire, come dire, la percezione che hanno i cittadini e che sta cambiando su quel che sta avvenendo appunto a Gaza. Eh, il post della Meloni sulla sua pagina, quindi a casa sua, ha avuto 7.463 like, il mio commento oltre 8.000, più che il mio commento, il nostro commento, perché io mi sono soltanto fatto eh, portavoce di, di quello che pensiamo in tanti. Questo è un segnale importante: eh, è evidente che su questo e su tante altre cose, appunto, la Meloni stia perdendo la faccia. Perché quella Meloni che parlava di Jan Palak come punto di riferimento sovranista contro l'invasore sovietico per un'Europa libera e sovrana è la stessa Meloni che si mette sull'attenti davanti a Biden, che ha detto a Israele avete il diritto di difendervi e io so che vi difenderete perché voi siete diversi dai terroristi. Ma quando mai? Oggi Israele è uno stato terrorista, il peggiore che c'è oggi al mondo perché nessun paese compie massacri e crimini come quelli che sta compiendo Israele. Punto. È la stessa Meloni, quella che nel 2014, dopo già l'acquisizione a parte russa della Crimea, eh, tuonava contro le sanzioni alla Russia, dicendo appunto che la Russia era un partner strategico nella lotta al terrorismo e si trattavano di sanzioni volute da Obama per colpire l'economia europea e oggi sta zitta. Mm? E non dice una parola su quello che sta avvenendo appunto in Ucraina, dove urge non c'è stato il fuoco, urge un compromesso, urge un negoziato. Adesso prima addirittura che i russi possano conquistare nuovi territori, e non ha detto una parola a parte queste quattro righe patetiche, e colme di ipocrisia rispetto a una strage di bambini e a una strage di civili che attendevano un pezzo di pane, un po' di farina, un pugno di farina per poter sfamare i loro figli. Questa è la realtà, questa è la realtà dell'informazione, come vengono date determinate notizie e soprattutto come determinate notizie che vengono date per poter dire, noi le abbiamo date, eh? guarda sul nostro sito c'è questa notizia, non è vero che noi non diamo determinate notizie, godono o non godono determinati spazi di approfondimento. Questa per me è il cuore del dramma dell'informazione eh, ormai occidentale e è per questo che tanti tanti cittadini si stanno rendendo conto della... Assoluta non credibilità dell'informazione occidentale. Grazie a tutti e condividete.